Esatto. Sta esattamente debazzarti. Sì, sì, è vero. Del fumatti a bazar. C'è una tecnica per formare la crocchetta. No! No! Benvenuti, benvenuti amici di YouTube. Ma quanti YouTube siamo? Ma una cifra. Perché oggi siamo con gli Slim Dogs. Loro hanno un canale, tanto li conoscete, fanno il cinema. Ah, il cinema. Lo sono loro. Facciamo vedere come si costruiscono fisicamente i cinema. In realtà parliamo di cinema e serie TV e spieghiamo come le fanno. Comunque, se siete appassionati di cinema e serie TV, siamo il canale per voi. Yeah. Sono loro. È appena uscito sul loro canale un video con noi dove parliamo di tre film. Bellissimo. Il primo Pirati dei Caraibi 3, quello bello. L'ultimo bello. Il secondo film è The Dark Knights. Per chi fosse definito il Cavaliere Oscuro. Batman. E il terzo film è Fury. Uno dei film, secondo me, più belli che ha fatto Brad Pitt, sono sincero. Che Fury non Cavallo Selvaggio, è un altro film. Quello è Furia Cavallo del West. Esatto, quello è Spirit Cavallo Selvaggio. Però c'è anche Fury Cavallo del West. Fury Cavallo Selvaggio, che praticamente è il cavallo col doppio taglio. Esatto. Questo video promette bene. Vabbè, quindi l'amo parlato, qua che dobbiamo fare? Qua vogliamo fare tre piatti ispirati ognuno a uno dei film di cui abbiamo parlato. Quindi Pirati dei Caraibi 3, Il Cavaliere Oscuro e Fury. Ma vogliamo rimanere leggeri. Quindi certo. Tutto fritto. Buono. Tutto fritto, via. Perfetto. Mi piace. Siamo pronti. Friggiamo. Vabbè, mo voi nel vostro format dovete capire come si fa a fare questo tipo di roba. Noi torniamo quando si mangia. Sì. Bella, se vediamo dopo. Facile così. Sì, certo. Ragazzi, ho capito. Senza il format è il noi parliamo di cinema e voi che parlate di mangiare cucinate. Lo studio. Ma sei Studio Verde sta botta, oh. Effettivamente sì. Partiamo dal primo, David Jones, Pirati dei Caraibi 3. Esattamente, 3. 3. Come nell'altro video che abbiamo fatto con i ragazzi, abbiamo detto David Jones è palesemente polpo e patate. Se e sa. Quindi crocchetta di polpo e patate. Praticamente cosa andremo a fare? Andremo a cuocere delle patate al forno per avere una patata molto asciutta. Aggiungere a questa del prezzemolo per renderla bella verde. Per fare il verde, perché David Jones com'è? È un po' verde. È verde, ma poi c'ha tutta la nave, ma che è un po' verde. Spettrale, capito? C'ha qui i muschi. Polpo, perché... è lui, è un polpo, è polpo. E lo cuociamo nella maniera più piratesca possibile, ossia con rum. Con il polpo che metteremo insieme alla patata creeremo le nostre crocchette. Ma con il sughetto, invece, il sughetto del polpo, ci facciamo una maionese. Perfetto. Sempre con l'aggiunta di prezzemolo, perché verde quella maionese per forza. Per ultimare questa crocchetta patatosa, ovviamente, andiamo a panare il tutto in patatine fritte. La pastella ovviamente è fatta con rum. E quindi noi ce lo immaginiamo così. Se esatto. Dovesse essere una crocchetta, secondo noi David Jones sarebbe sicuramente questa crocchetta. Batman, il cavaliere oscuro, The Dark Knight. Cavaliere nero, amici. A Roma. Sì, amici di Roma. Andiamo a utilizzare solo ed esclusivamente ingredienti neri, quindi riso nero bello. Di seppia, carbone vegetale, aglio nero fermentato. Un formaggio che rendiamo nero. Qui l'idea era quella di prendere l'origine di Batman, quindi il logo giallo. Il giallo. Esatto. E infatti utilizzeremo il piacentino ennese, che è un che è molto giallo. Giallo fatto con lo zafferano. Ma lo renderemo nero. Perché deve essere tutto nero. E abbiamo fatto anche un pane nero per la panatura, ovviamente. E anche la pastella, quindi è tutto nero. Prossimo film. Film meno forse conosciuto. Fury. Il carro armato americano contro i carri armati tedeschi. Esatto. Questo. Ma da dove viene, diciamo, lo spunto? L'idea. Dalla scena dove gli americani entrano in questa casa tedeschi e mangiano l'uovo, il bacon, e poi arrivano quelli ubriachi, o il whisky, fumano. E quindi? E quindi che cosa facciamo? Un'unione germanica e americana, no? Quindi facciamo degli spatzel che andiamo a condire con dell'uovo fritto, con il grasso del bacon e quindi tipicamente
americano, bacon croccante, panna acida, però sour cream tedesca, ok, gli fa tedesca. Bene. Andiamo a fare questo composto che abbattiamo in dei lingotti per poi pastellarli in una pastella fatta con whisky, proprio in onore di quei ragazzi particolarmente poco sobri, e rotolarli dentro dei pretzel sbriciolati. E quindi, oh, questa è l'idea. Andiamo a ricchiappallartri. Andiamo a ricchiappallartri. Devono mangiare. Ale, allora, va bene. Oh, e qua tocca iniziare subito. Guarda che bella squadretta. Patate. Partiamo dalle patate, le abbiamo cotte in forno, ok? Così sono belle asciutte. Quanti gradi? Fatti i cazzi tua, poi patate. Cambia da forno a forno, patata, poi. E da patata a patata. Anche dalla location. Dalla location. Certo, dall'altitudine. L'umidità. E quindi, lo praticamente, sappiamo. Dobbiamo semplicemente schiacciarle, no? Perché poi andremo a utilizzare la nostra crema di prezzemolo che abbiamo fatto sbianchendo il prezzemolo. Emulsionandolo con olio, aglio, un goccino di ghiaccio, almeno rimane bella verde. Un goccetto di ghiaccio. Sì, tocca iniziare. E that's it. Quello poi ci facciamo la maionese. Questo è olio. Questo è olio che abbiamo fatto ieri. Esatto, l'abbiamo spremuto. L'abbiamo spremuto, abbiamo fatto. A freddo? Schiaccia le patate. Schiacci te. Ma con buccia tutto? Ma buccia tutto. Assolutamente. Così, guarda. Vai, ti prego, una. Due. Questa pure, credo sia la cosa più difficile a livello culinario che Marco Cioni abbia mai fatto. Vai. Anche queste sono patate pirata queste. Oh, ma sono dure. Sium. Le stai sparando. Sembrano tipo Dottor Pimple Popper. Mauro, fai che c'hai i bicipiti, va. Fammi provare. Vai, prova tu, vieni di qua. Oddio santissimo, questa è tutta acqua, tutti steroidi, finti. È il sintomo. Guarda, spremuto meglio io. Più dura che esiste, grazie al cazzo, tu hai tappato tutti i buchi. Spremi questi brufoli di patata. Spremi la patata. Ah! Bravo, questo è l'effetto che fa la patata su Mauro. Oh, senza nessuna difficoltà, no? Andiamo ad aggiungere questa nostra cremina. Ah, così proprio dentro. Di sì, prezzemolo. Questo è prezzemolo, olio. E questo ci serve prezzemolo. Per prezzemolo. E un goccio di ghiaccio. E un goccio di ghiaccio. E un pochino di aglio, perché va bene. Certo. Questo qua ci serve per il verde, no? Eh sì, deve essere spettrale. Il David Jones. Esatto. Scusatemi, un goccio di ghiaccio, lo sai, non ti piaccio. Tanto, cosa proprio tecnica, quando fate i fritti, sempre molto più salati di quello che voi pensate. Sì. Che l'olio, quando vai a friggere, ti fa quella patina che un po' ti anestetizza la lingua, no? Te la blocca. E quindi è come se fosse tutto un po' più sciavo. E questo il verdone. Dai, abbastanza verde. Sì, diciamo. Patato verdone. Allora, il polpo lo metterò dentro, così, boh. Che polpo è? Così, senza nessun riguardo per il polpo? Assolutamente no, questo è un polpo. È per questo che ti dicevo, aspetta che ci mette il polpo. Guarda com'è cremosino. Allora, sì, con rum, quindi, perché roba... giustamente David Jones. Allora, questa non è nient'altro che sugo di polpo ristretto, no? Che ha lasciato, no, nel liquido di cottura il collagene. Ma che si mettono le anziane in faccia. Esatto. E quindi che cosa fa? È un emulsionante, è una proteina emulsionante che appunto utilizziamo per fare questa nostra fantastica maio. Che a poi posto delle uova? A posto dell'uovo. Wow. Diciamo che la maio si può fare con qualsiasi proteina. Guarda. Può fare anche una proteina di una maionese di pollo. Certo. Sempre... Quindi anche con la faccia delle vecchie. Anche con la maionese delle vecchie. Si può fare maionese di anziana. L'emulsione si basa tutta sull'energia. Quella tua interiore. Quella interiore, ma anche quella che gli emetti, capito? Okay. Più emulsioni con energia, più l'emulsione è stabile e quindi non impazzisce. 30 kg. Vai. Intanto brulliamo per amalgamare. Versamelo, io va. Marco Cioni a filo, mi raccomando. A filo, vai. Dimmi stop. Vai, vai. E vai, a filo, devi andare dritto. A filo. Cioè, per me direi che... Chi è? Che io bella. Voglio. Sai che ci vorrei mettere? Il limone. Di rum. Bravo. Ah, e se famo uno shot? Se famo uno shot. E se famo uno shot. A filo. Il famoso. Rum a filo. Rum a filo. Va bene. E ci siamo. Quindi? Assaggiamo. Taste test. Molto meglio. Regà, la maionese de polpo. La maionese de Jones. David Jones. Posso? A te, okay. David. Che schifezza. Buono. È polpato? Questo è freddato. E dobbiamo fare la scrocchetta. Tocca scrocchettarlo. C'è una tecnica per formare la crocchetta? Come?
Però vedere. Come le facciamo però? Vai. Dobbiamo impastellarle e poi panarle. Abbiamo fatto una pastella di rum. Giustamente, giustamente. Che i pirati poi, bevono. Perché anche i pirati friggono. Quindi rum e fecola di patate. Okay. E poi abbiamo come panatura delle patatine fritte. Bellissime. Che tra le rustiche. Esatto, è importante che siano le rustiche. Perché sono le preferite di David Jones. Che sono le preferite di David Jones. La crocchetta sempre oblunga. Sempre oblungata. Non lo so, per cioè, rispetto. Nel senso per rispetto. Perché non devi cagare al cazzo, Marco, c'è ragione. La immergi adesso? Esatto, vai. Ricordatevi sempre mano del liquido. Mano della panatura. Mano del solido, perché sennò un macello, tempani poi. A mano. Tempani tutto. Cioè, guarda com'è croccata. Com'è? Beh. Vai, vai. C'è miseria. Vai. Vai, se te la senti, io. No, ma poi io voglio provare. Quando il tuo cane ha mangiato gli spinaci, ecco esatto. Più o meno cosa mi ricordo. Ricorda, Marco Cioni, mano liquida, mano solida. Sta mano può essere solida, sta o mano può essere liquida. Deve essere vai, liquida. Liquidalo. E vabbè, ti sei fatto il bagno. Vabbè, è così, è così. Sempre le no! No! Giuramento! Mano solida, ma cosa? Ma che cazzo! Era la seconda regola del patata club qua. La prima era mai frullare la patata, la seconda era mano solida, mano liquida. Metti la cera e togli la cera. Ma l'abbiamo detto un secondo fa. Perfetto. Esatto. Sa di rum. Allora, la forma non è per niente facile perché ti viene, da farlo, Tu l'hai fatta un po' grande. Ce l'abbiamo. Dai. Quindi. Vai. Mano liquida. Mano liquida. Non mi fa... Perché io volevo lanciarla dentro, invece me la sono lanciata in mano. Esatto. Ok. Lanciala dentro. Bravo, adesso non so, abbiamo questo. Perfetto. Esatto, secondo. No! Ma hai fatto cadere le patatine nel liquido. No! Niente. Mano liquida, mano solida, sembrava. È una cosa semplice. È una cosa complicatissima, non lo è, ragazzi. Non lo è. Guarda che fallito, guarda. Fallito. Hai fatto è una cosa complicata. Vabbè, sì, certo, solo questo aspettavo. Sì, sono proprio belle. Come diceva. È vero? Sono belle. Vero? Sono molto, molto belle. Belle. Vabbè, oh, e queste mano liquida, mano solida è stato il fulcro. La portiamo a casa. La portiamo a casa così, no. Mentre Nicco continua a farlo. Io continuo a farlo. Noi pure. Andiamo a far Cavaliere Nero. Vabbè, l'olandese volante. A posto. È volato. È volato. Ah. Allora del Cavaliere Nero. Esatto. Dark Knight. Ok, quindi ci abbiamo riso nero. Riso nero. Cotto, bollito, e semplice. Annerito. E annerito, esatto. Bello al dente. E poi faremo una crema, fondamentalmente, che ci deve coadiuvare. Fatta... coadiuvare. Non so. Di qualunque cosa io me la compro. Che ci andrà un po' a legare, no, il riso. Questa crema bellissima fatta con l'unica cosa bianca. È una gangbang. Pecorino. Esatto, pecorino, nero di seppia, carbone vegetale, black lime. Adesso che cos'è ho una black domanda. Lime? Che cos'è? Allora, questo non è nient'altro che limoni, mm-hmm. Ok, un tipo speciale di limone che viene preso. Esatto. Ma è già nero? No, che succede? Questi vengono messi al sole e con i raggi UV si ossidano e si asciugano. Quindi? E diventano sta cosa. Ah, una pallina da golf. È ping pong, è ping pong. Manca l'ultimo ingrediente. Bellissimo, che è l'aglio, l'aglio nero. Un altro prodotto fermentato ossidato, che ora andiamo ad aprire, infatti. Guarda. Te praticamente prendi questi spicchi ed è nero. Ma è la nerissimo. Cosa, la cosa bellissima è che se lo assaggi anche così, no, sembra quasi liquirizia. Io me l'accollo. È buono, pure io non mi sa di aglio, per carità. Però è un aglio balsamico quasi. Ma poi guarda è la consistenza. La consistenza è uguale identica alla liquirizia. È buono. Ma non culo. Cioè, vai. Allora, praticamente che cosa facciamo ora? Porteremo a bollore dell'acqua con l'amido di mais. Ok, metti dentro. Così, dritto. Zeto. Yeah. Ah? Vai, vai. Perfetto. Viene, yeah. E gira subito. Ah, gira subito. Gira! Oddio santo. Tic, 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 tic. E praticamente qua diventa una sorta di polentina. Mentre te cuoci quello, io aggiungo i nostri neri al ti bianco. Prego. Ok. Come si chiama questa tecnica di aggiunta? A spatolate. A cucchiaini. Una volta che bolle ci siamo, possiamo posso lasciare. Togliere. Ok. 7 kg di aglio, ma ci serve perché comunque il Cavaliere Nero. Comunque gli devi cagare cazzo. Il motivo per cui non gli devi cagare cazzo è anche perché si è mangiato l'aglio.
Perfetto. Ci mettiamo pure un pochetto di nero carbone. E aggiungiamo la nostra fantastica polentina. Tra l'altro adesso insida a questa incredibile consistenza. Tiè. Oh, perfetto. Ha una consistenza di una certa somiglianza. No. Mi metto sempre più lontano possibile dalle cose da fare. Certo. Stringi? Ah, così funziona. Certo. Vedo il nero che si diffonde, eh? Ma mo diventa la cosa più nera mai vista. Ci rimarranno i denti neri per quanto? Per sempre. Io intanto grazie. Vai. Sì, guarda, ti aiuta questo. Sì, mentre quelli stanno a grattugiare i limoni, tiè. State bazzare, è vero. Beccate sto nero. Oh. Ma com'è dentro? È un limone secco, vedi? Ah, è un limone secco. Sa esattamente del bazar. Sì, sì, è vero. Del fu Mattia Bazar. Esatto. Bravo. Oh, olè. Sì. Oh, piano! È tipo una versione contorta dei Ratatouille. Olè. Dai. Va bene. Non fare impazzire il pecorino. Tiè. No, sì, che poi chi lo sa. Mamma mia. È giunto the moment. Il momento in cui si aggiunge il nero al nero. Già che ci sto. Esatto. Nero più nero fa? Nero. Nero. Vai. Olè. Olallallero. Nero su. Nero. È stranamente soddisfacente. Madonna. Quante volte abbiamo detto nero? Nero. 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 Adesso nero. Una in più. Tante in più. Ora niente, mamma dobbiamo lasciar riposare questo nero per poi aggiungere del nero all'interno. Andiamo a riposare. Andiamo a riposare. Allora, Direi che è il momento di insuppliare. Esatto. Ah, come si insupplia? Ti prego. Allora, mano bagnata, perché spesso il supplì è a base grassa, quindi acqua è buona. Appiccica. Un pochetto appiccica. Ah, ora che belle mani nere. Tu non ti laverai, cioè non avrai mai più le mani Sì, tra l'altro bianche. Questo è diventato cerotto, un cerotto multicolor. Della... Multicolor, questo esattamente. È anche detto il reverse Michael Jackson. Palla di riso. Palla di riso. Questo che cos'è? Non è nient'altro che il piacentino ennese, che è un formaggio giallo proprio, okay. Bellissimo, che abbiamo riemulsionato con del carbone vegetale per farlo nero. Per farlo nero. Una grossa sottiletta. Abbiamo fatto sta sottiletta. E quindi, tu qui ci fai il cuore defilante, capito? Del supplì. Quindi ricapitolando, questa è la preparazione nera con il riso nero che abbiamo fatto prima. Esatto. Che abbiamo visto. Questo è quello che hai appena detto. Pastella! Pastella come l'abbiamo fatta, Ni? Questa è una pastella semplice fatta con farina, acqua e nero di seppia. E nero di seppia, perché si sa che le seppie sono importanti. Nere. E questo invece? Questo invece è un pane nero fatto col carbone, semplicemente che facciamo poi noi tutte le mattine. Che facciamo noi tutte le mattine, preso e frullato. Perfetto. Purtroppo questa è la situazione. Ti posso dire che io a sto giro non te in culo, non lo farò mai. Infatti li farò tutti come ce la sto a fare. Il nero di tutto. Guarda quanto è nero! Quanto è nero! È la cosa più nera che esiste. Cioè, è come visto il Vanta Black, quel colore che assorbe tutta la luce. Questo assorbe tutti i succhi gastrici. Guarda ecco che bello. Il nero. Oh, il nero. Sembra il carbone che si dà ai bambini. È molto bello. Quando fanno cattivi. Ai bambini romani cattivi. Che partono il supplì nero. Comunque appena il gioco si è fatto duro noi ci siamo proprio levati dal cazzo. Si è in culo. Guarda. Ecco qui, fai mostra l'inserimento. Quindi questo. Inserzione, chiusura. Così. Butti dentro e io insuriglio. Quindi è mano bagnata e mani asciutte. Mani asciutte. Mani pulite, Ale. Forse. E l'ultimo è fatto. Madonna. Lo mettiamo. Mamma mia, sono neri davvero questi. Neri. E ora dal nero passiamo al furri. Al furri. Via. È buono. Allora, eppure il cavaliere nero. Solo se voleva di te le palle. Manca bella. Ora fritto. Fritto. Fioritto. Iscrivetevi a Tumen One Kitchen. Grande creatività. Grande idea. Già, stiamo facendo bollire l'acqua perché. Esatto. Per quale motivo? Perché stiamo facendo i nostri spatzl. Spatzl. Che abbiamo fatto prima con farina, uovo, latte, sale. Ok, è un impasto molto semplice quello degli spazzoli. È il nome che è difficile. E poi spazzoli. Va quindi bollito. Esatto. Va bollito facendolo percolare in un... Percolare. Ma oggi sei un divulgatore di termini... Io sono il lessicatore. Comunque qui abbiamo bacon, uova, grasso di bacon, panna acida, sour cream, acqua che bolle, la padella, la ciotola d'acciaio... E un colatore Mauro Zingarelli, Tumen One Kitchen, Marco Gioni, via! Puoi tenere il percolaggio. Esatto. No, ma io appoggio. Quando ti ho conosciuto, ho detto questo percola come un drago. Che altezza percolo? Va bene là.
Quindi per colare a circa... Lo sta percolando, eh. Adesso percola, adesso percola. Okay. Eccolo! Sì, guardalo! Il primo è percolato! Faccio, devi tenere il percolaggio. Aspetta, aspetta, percolo meglio. Tieni il percolatore. Oh! Olè. Vedi, sono tipo dei gnocchetti. Deve dare un po' di cremosità, capito? Però come mai tu hai preso il grasso, ora che vuoi friggere con quello? Certo. Là! Tutto. Questo va bene alle arterie, là. Questo è... il rimedio. Con una mano sola? Oddio, sei il campione. Se può accede? Se può fare. Accede? Guarda, mi schizza tutto. Un po' d'ansia, ma dai. Ancora. Sei il maestro. Ancora se può fare. Certo. Possiamo provare anche noi. Olè. Oh. Ehi. Oh. Sembrava più difficile. Mazza. Oh. Ehi. Va bene, ragazzi. Allora, salo, eh. Come prima, salo importante, eh. Ma non si sa. Sempre perché però. Poi si frigge e quindi si desala. Questo è pepe di Selim, si chiama. È Selim come che famo? È? Selim come famo? Poi ci penso. Cos'è? Che vuol dire? Il pepe di Selim. È da imposto. Faccio sunny side down. Vuoi friggere dall'altro lato? Siamo pronti? Andiamo lontano, zio. No, io credo. No, vabbè, no, dai. Perché c'è questa cosa qua che me lo incastra. E quando vado di là mi si blocca. Io sono molto contento che tu sia saggio e sappia dove sono i tuoi limiti. No, no. Saggezza no. Più 5. Ah! E qua siamo croccanti. Probabilmente mo lo tritiamo fortemente. Tritiamo pure il bacon. Bello. E poi se unimo tutto. Sì, è proprio bello. Beh, qua è alla buona, raga. Momento... Sì, Marco Scioni. Momento Alvin Joe. Momento Marco Scioni. Okay. Allora, bacon molto molto croccante. Però vabbè. Andiamo subito con la nostra sour cream. Quello è morbido, però ci serve un vero e proprio legante, quindi... Eccolo lì. Sì, elegante. Prenderò le nostre uova, belle fritte. Oh, le! Là. E poi da bacon. È una roba. Adesso gira. Se gira. Se mescherà. Sempre cercando di non distruggere troppo i spazi. Cercando di incorporare l'aria, giusto? C'è un non so che di Germania, ma c'è anche un non so che di America. Lo senti il carro armato? Lo sento. Lo abbattiamo. Va bene, uguale. Sei una merda! Tua madre ti odia! Ora è abbattuto. In tutti i modi, tra l'altro. Siamo arrivati col Pretzelmania. Beh, è il suo turno. Oh. Dobbiamo sempre pastellarlo e panarlo, ma in cosa? In questa pastella che è fatta con whisky, perché nella scena no stavano belli ciuppi. Poi sono americani whisky. E visto proprio perché sono americani, ci abbiamo messo un po' di sciroppo d'acido che comunque ma aiuta. Cioè sta sempre gli bene. Fa bene, esatto, esatto. Bacon. E sono pure tedeschi. Certo. Perché stavano in Germania. E quindi pretzel belli sbriciolati, belli sbriciolati, grossolani. Questa sembra un po' la panatura torinese. Intanto taglio. Facciamo questo taglio. Senti. Bello. Bello. Senti, Così beh, grossi, proprio ignoranti fracichi, eh. Stiamo aumentando la dimensione pian sì, piano. Esatto, sì, diventano sempre. Meno male che so tre, se no serviva una cabina armadio per farlo. Esatto. Quindi, come al solito, in zuppo e via. Olè. Vai. Questa è la catena di montaggio. Ha la forma di un carro armato. Perché, questo è il quadratone del carro armato. Vedo la potenza, la potenza. Ah! Olè, e l'ultimo ce l'abbiamo. Che eccolo qua. Molto belli, è vero. Mo tocca frigge. Ma le temperature di frittura, cioè come funzionano? Tu lo sai? Ci stanno tante cose che però io non so. Cioè, so che ci stanno, ma non so quali sono. Quello è il problema. Lo chiediamo al nostro esperto di fritture e temperature. Non solo di fritture. Di entrambe le cose. Gian Girolamo Di Pasquale, a te Gian! Ciao, sono Gian Girolamo Di Pasquale e oggi si parla di frittura, una tecnica di cottura incentrata sulla convezione, l'unico metodo di propagazione del calore che avviene tramite un fluido, in questo caso l'olio. Per quanto riguarda la tipologia di grassi utilizzati per la frittura, prediligiamo un grasso stabile con un alto punto di fumo, ad esempio l'olio d'arachide, o per evitare allergie olio di girasole ortoleico. Se invece non avete esigenze alimentari o gastronomiche particolari, tecnicamente sarebbe meglio utilizzare grassi saturi puri come Ostruttor, grasso de manzo, che hanno una durata maggiore di frittura, un alto punto di fumo e che fanno ottenere fritture più asciutte. Parlando invece delle temperature di frittura, individuiamo tre range. 130-150 gradi per prefritture, chips vegetali, 160-180 per panati pastellati lievitati, 190-210 per fritture veloci, finiture prefritti o prodotti soffiati. Oh, io quello che vi volevo dire penso di avervelo detto. Mi raccomando, sempre in campana. Ciao. Grazie Gian per i tuoi preziosi consigli. Finalmente so friggere. Hai visto che ho comprato? Oh, e quindi niente, calamo. Ma adesso partite esplode tutto? Potrebbe esplodere tutto. Vai. A 1-1-1. Oddio.
Ci siamo? Mamma raga, questa questa è il mio, io punto su questo. Quello è David Jones. Quindi David Jones. David Jones. Cavaliere. Vai, vai, cavaliere. Guardalo. Dite quello che vi pare, questo è troppo bello. Questo è un coatto. Pepita di nero. Coatto fragile. Molto nero. Mamma mia, guarda che bello. Guardalo. Guardalo. Il Pouncer. Guarda questo com'è. Questo è acquisito. Questo è veramente in caro armato. Fury no? Itto. E in cottura vi posso dire che ha acquisito. Ah, guarda questo pretzel fritto. Il pretzel spacca. Leggero. È molto così, mangiamo, ragazzi. C'è poco da parlare. Uno qui. E in mezzo è il cavaliero nero. Partiamo dal David Jones. Eh sì, andiamo in ordine. Dai, vai. Questa è una crocchetta di patate, giusto? Bifraccalo. Dentro è cremoso. È verde. È verde, verde cremoso. È verde, guarda, guarda questo tentacolo. Il tentacolino di David Jones. Bellissimo. C'è il mare, eh? C'è il mare proprio. Non come l'aria. Scotta? No. No? Abbiamo fatto riposare un pochino. Si fanno sempre riposare i fritti. E anche i polpi. Che e pure i polpi. Ragazzi, non deve essere più buono. Pazzesco, ragazzi. Ah, proprio al se, primo? Se vai, parte col assaggio. Botto. Perfetto. Buono. Buono vero. Prego. Marco Gioni, apri e facci vedere questo, questo vedere, cuore. Bravo. Vai. Questo il cuore nero. È bello morbido. Oh. Tutto, Mamma mia. È cremosino. Che miseria. Guarda qua, guarda qua. Porco due. Buono. Particolare questo, eh? Questo è molto particolare. Diciamo che il predominante, secondo me, è l'aglio nero, perché ce ne doveva essere. Anche il pecorino. Certo. Aglio nero e pecorino. Molto. Buonissimo. Ragazzi, mi prendo la responsabilità di aprire questo caro armato. Vai. Vai. Olè. Eccolo qua. Guarda che bello, questa è proprio frittatina. Questa è proprio, questa è proprio frittatina. Esatto. Io vado. Conviviale. Oh. Porca miseria. Mannaggia. Questo mi mette in crisi. Io avevo detto che era The Underdog. Ma questo è facile però. Questo è facile, il bacon e le uova. Lo sai però cos'è che mi conquista? Il pezzettone di pretzel. Di pretzel? Che tu senti sulla panatura fuori. È veramente una roba. Andiamo a votare? Ratings! Yeah! Il David Jones rispecchiava proprio il sapore piratesco dei sette mari. Il suo esterno ligneo e il suo animo spettrale lo rendono il vero comandante di tutti i fritti pirata. 8.8. Al cavaliere nero se sa quello che non tocca faglie, e più nero di questo non ci poteva venire. Esteticamente il più bello, con un sapore intenso e complesso. Se becca un ottimo 8.4. Il Panzer, pelamici fioritto, con un solo morso te ritrovi nel 45 sotto le linee nemiche, grasso, morbido e scioglievole, ma arrabbiato come una bestia. 7.9. E raga, eppure oggi siamo portati a casa. Siamo portati a casa. È stata molto ricca di emozioni. Tu pensa se ogni volta che ti devi guardare un film, ti devi fare un fritto abbinato. Porca miseria. Però potrebbe essere una grande mossa di marketing. Al fai cinema. Un film al cinema, serve il fritto del film. Beh, raga. Ma case di distribuzione, ma pensavo, ve l'abbiamo data così, ve l'abbiamo regalata per voi. Comunque ragazzi, se oltre alla cucina vi interessa il cinema, in descrizione trovate il link in cui abbiamo parlato di questi tre film, di come sul loro canale che ci sono venuti a fare quasi. È vero, chi bevono il margherita. Te hai fatto la promo sul tuo e pure sul nostro, cioè sei proprio veramente fortissimo. The marketer. E ragazzi, grazie a tutti, fateci sapere se vi è piaciuto il video, cliccate su iscrivetevi al canale di Trove One Kitchen, iscrivetevi al canale di Slim Dogs, commentate con il fritto che vorreste abbinare a un film. Esatto, bello, bellissimo, ma è proprio convinto. Esatto. Ciao. E soprattutto, ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.